Benvenuti in questo nuovo video di YouTube, andiamo ad analizzare i prossimi banner di Genshin Impact 3.7 che arriveranno questo martedì 13 giugno. Quindi arrivano i banner di Genshin Impact 3.7 parte 2 che sono stati annunciati ieri, che sono i 5 stelle Alaitam e Kazuha con i 4 stelle Xialing, Eizu e Yao Yao. Stessa cosa anche il banner army, troviamo le due spade, uno il giuramento di libertà, l'altra il lume del taglio frondoso, che sono le due armi signe di Kazuha e di Alaitam, con le altre armi 4 stelle che sono Luna di Moon, la pinna del Frangionde, la spada di Favonius, lo spadone sacrificale e il codice di Favonius. Andiamo ad analizzare un attimo il banner dei personaggi. Cominciamo dai 2 5 stelle. Abbiamo detto che abbiamo Kazuha, io ce l'ho già tutte e due, quindi li posso andare a prendere entrambi. Abbiamo Kazuha, che è il personaggio più ambito un po' da tutti quanti, un po' sia da chi ce l'ha, ma soprattutto da chi non ce l'ha. Personaggio che più si aspetta, personaggio che attualmente sembrerebbe più pullabile un po' da tutti e che in realtà anche non si vedeva da un po' di tempo, insieme ad Eula che ancora non arriva. Personaggio 5 stelle Anemo, che utilizza spada arma e che si basa molto 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 sull'Elemental Mastery. È un personaggio estremamente versatile, lo potete utilizzare letteralmente in tutti i team, ovviamente team che non hanno Geo sono molto molto meglio come utilizzo. Ma lo potete utilizzare paradossalmente anche in team Geo. Ovviamente nei team solo Geo lo utilizzereste solo per il crowd control, cioè l'abilità di raggruppare nemici. In tutti gli altri team, a parte il Geo, è sempre utile, sempre. Perché lui cosa fa? Va a potenziare i danni elementali. Le armi, può essere giocato tranquillamente con armi 4 stelle. L'arma craftabile, l'Iron Sting, è utilissima, che è questa qui, aspetta ve la faccio vedere. Questa qua che potete craftare proprio tranquillamente, la spina di ferro. Quindi potete giocarlo super free to play. La Xyphos, che era, da poco era pullabile. L'arma pure questa qua, che è stata presa con l'evento precedente che c'era prima, pure questa qua molto buona. Comunque ha bisogno di tanto Elemental Mastery. Quindi importante sulle armi, importante sugli artefatti. Cosa importante, questo set Cacciatrice Smeraldo, che è il set che gli va a permettere di aumentare il danno dal turbinio, quindi lo swirl che fa lui, cioè il fatto di infondere l'elemento dove fa quando col suo anemo, ecco, mettiamo così, ma soprattutto va a ridurre la resistenza dell'avversario. Quindi se voi fate lo swirl pyro, il nemico riduce la sua resistenza al pyro. Capite bene che, mettiamo l'esempio, che voi utilizzate Kazuha in team con Utao, voi fate lo swirl di pyro, abbassate la resistenza al pyro, Utao farà molti più danni, anche perché avrà i suoi danni pyro aumentati e i nemici con la resistenza pyro diminuita. Kazuha funziona benissimo a C0, però se volete aumentare le sue costellazioni ci andate solamente a guadagnare. Più lo aumentate, meglio è. Il livello di Elemental Mastery migliore è superare gli 800. Più ne avete, meglio è. Superate gli 800 di Elemental Mastery. Alla grande, superate gli 800 di Elemental Mastery senza problemi. Cercate di superarli, se non ci riuscite non fa niente. Però cercate di superare gli 800 di Elemental Mastery. Rate e damage non vi interessa. L'attacco in teoria non vi interessa, a meno che lo vogliate fare DPS. Ma io farei DPS solo se ce l'avete C6, se no no. Andiamo a parlare di, invece, Alaitam, che io ancora ce l'ho a 60 purtroppo, però lo sto portando su a poco a poco. Alaitam è un personaggio dendro, sempre 5 stelle, anche lui arma, spada. Il suo utilizzo è quello di fare danno, attaccare facendo danno, ma applicare anche dendro. In combinazione infatti con, va benissimo in combinazione infatti con personaggi Hydro, Dendro ed Electro. Soprattutto Electro, soprattutto altri Dendro. Perché essendo un Dendro, sapete che il Dendro è utilissimo nell'Hyperbloom, è utilissimo nell'Aggravate, è utilissimo nel Quicken, nello Spread. Quindi cercate di utilizzare l'Alaitam con personaggi Dendro che gli fanno da batteria, che permettono di applicare ulteriore Dendro, e personaggi Electro che vanno in combinazione e fate il top danno. La sua arma, come dicevo, è spada. Vi consiglio in realtà delle spade Elemental Mastery. Però se siete riusciti ad alzare abbastanza il suo Elemental Mastery, allora potete anche optare per armi offensive, quindi con attacco, con crit rate, con crit damage, quindi che vanno a migliorare. Utilissima anche però un po' di energy recharge, soprattutto se è stata solo, perché dovete cercare di spammare un po' la sua barra.
uscita. L'utilizzo di Aletam è un mix tra Elemental Mastery e Attacco, perché vi ripeto, è comunque un DPS, però è importante che ci sia l'Elemental Mastery perché ci saranno tante reazioni che gireranno intorno a lui e al resto del team, quindi è importante che ci siano le reazioni, l'Elemental Mastery, perché lui andrà a creare delle reazioni e sapete bene che l'Elemental Mastery è la statistica importante concentrata durante le reazioni, quindi chi va a applicare le reazioni è importante che abbia l'Elemental Mastery, quindi ci deve essere un giusto equilibrio tra attacco, Elemental Mastery, crit rate, crit damage, così che sia il DPS perfetto per quello che è. Gli artefatti di Aletam, io vi consiglio il Gilded perché è un set molto generico, estremamente generico per quanto riguarda le reazioni, infatti va bene quasi per tutti, soprattutto però per personaggi dentro, in questo caso ormai si utilizza davvero tanto per personaggi come lui, altrimenti se lo utilizzate da solo nel vostro team, un bellissimo Deepwood, Bosco Profondo, e state a posto. Le costellazioni migliori di Aletam, nonostante sia ottimo AC0, però diciamo che potete anche accontentarvi dell'AC1 e dell'AC2. Aletam e Kazuo sono due personaggi separati. Aletam non ha la stessa versatilità di Kazuo, ma è ovvio, perché Kazuo poi è principalmente un supporto, mentre Aletam è più un DPS. Però comunque molto versatile, perché vi ripeto, potete metterlo con un sacco di personaggi dentro, con Naida, con Yao Yao, con Baizu, con un sacco di personaggi dentro, col Traveler dentro. Lo potete mettere con diversi Electro, con Yamiko, con Kuki Shinobu, con Raiden, con un sacco di personaggi Electro, anche con diversi Hydro, con Shinchu. Con Shinchu utilissimo perché, dato che utilizza gli attacchi normali, gli attacchi caricati, eccetera, personaggi come Shinchu, come Yelan, vanno a abbinarsi bene insieme a lui, perché vanno in concomitanza con gli attacchi che vengono utilizzati. Gli altri personaggi che sono presenti nel banner sono Xia Ling, che è forse il miglior personaggio 4 stelle di questo banner, e vi consiglio, se non ce l'avete ancora, se avete intenzione di pullare, perché se non avete intenzione di pullare, non pullate solamente per lei, di prenderla. Perché di provare a prenderla, perché è veramente utile. Se non ce l'avete ancora, è difficile che in realtà non ce l'abbiate. In realtà la vera frase è: se non avete ancora le sue costellazioni, ecco. Perché è un personaggio che più alzate le sue costellazioni e meglio è. Personaggio Pyro, personaggio 4 stelle, dicevamo, che utilizza la lancia come arma. Come artefatti io vi consiglio un bel Full Emblem, state tranquilli. Utilizzata molto come sub DPS, non come main DPS, quindi per cercare di fare un po' di danno fuori dal campo. Gli altri personaggi che sono nel team, che sono nel banner, vi posso dire che Yao Yao è molto utile, però è un personaggio come gli altri, insomma è un dendro in più che potete avere in team nel caso in cui vi serve un dendro, e un healer, vi permette di curare il vostro team facilmente, vi permette anche di applicare abbastanza dendro. Il momento in cui dovete prendere Yao Yao, e se non avete nessun personaggio dendro a parte il Traveler Dendro, se non avete niente, allora prendete lei. Se avete solamente il Traveler Dendro e con lei, cercate di prendere Yao Yao, vi dà una mano. Andiamo a parlare di Eizu. Eizu è un DPS, sincero, tra tutti quelli che sono nel banner è l'ultimo della lista. Nel senso, non punterei così tanto per lui. È un DPS, è buono, fa i suoi danni, ha bisogno di essere buildato un mix un po' come Xiao, quindi lo potete fare con un 2 anemo, 2 attacco, lo potete giocare tutto attacco, come volete. È un DPS, tutto nient'altro. Elemental Mastery solo nel caso in cui lo utilizzate con un personaggio Hydro, personaggio Pyro, personaggio Electro o Field. Costellazioni, se lo riuscite a fare C6 è decisamente forte. Se no, non è forte come la C6, ma comunque il suo lavoro da DPS lo fa. Ovviamente non potete controllare che vi esca. Quindi o vi esce questo, o vi esce Xia Ling, o vi esce chi c'è là, o Yao Yao. Non potete controllare che vi esca, però sapete che può uscire. Concludiamo facendo un resoconto sul banner army e poi la mia opinione generale su questi banner che ci sono. Il banner army comprende due armi che sono molto buone, che sono il giuramento di libertà e l'ume del taglio frondoso. Armi 5 stelle, entrambi spade, una ha elemental mastery come statistica principale, l'altra c'ha crit damage. Sono le armi signet dei due personaggi 5 stelle nei banner, quindi una di Kazuo, una di Aletam. Armi che sono molto buone entrambe, sono molto buone. Il crit damage del taglio frondoso è altissimo, se non sbaglio è 88,2%, e l'altra vi dà un bel po' di elemental mastery. Se pullate questi personaggi, quindi pullate o Kazuo o pullate Aletam, e avete abbastanza primogem, perché vi ricordo che il banner army
è molto dispendioso, potreste pullare, perché sono comunque delle ottime armi, vi permettono di potenziare molto i vostri personaggi. Il taglio frondoso lo potete utilizzare anche per altri personaggi in cui c'è bisogno di crit damage, e anche il giuramento di libertà può essere utilizzato su altri personaggi che hanno bisogno di elemental mastery. Le altre armi 4 stelle, diciamo che potevano andare meglio, ecco, forse qui le migliori armi che vi possono servire sono la Favonius, che è sempre ottima, è un evergreen, e la Sacrificial, anche se Greatsword, quindi... Se devo darvi la mia opinione, se voi pullate per un personaggio, anziché andare sul banner army, è meglio provare a prendere le costellazioni, perché le costellazioni di entrambi, sia di Kazuha che di Alaytam, migliorano i personaggi. Io punterei più a provare a prendere la C1 di Kazuha, per esempio, anziché provare a prendere la sua arma. Secondo me è il migliore investimento. Per invece i banner personaggi, ragazzi, mia opinione... Kazuha, andate su Kazuha, non vi pentirete di aver preso Kazuha, utilissimo, fondamentale, e se non ce l'avete ancora dovete prenderlo, secondo me. Ovviamente poi resta il discorso, pullate i personaggi che vi piacciono, se vi piace più Alaytam, pullate per Alaytam, se vi piace più Kazuha, pullate Kazuha, però la mia opinione tecnica è che Kazuha attualmente è molto più versatile di Alaytam e vi può aiutare in tutti i team. Questo video registrato in live finisce qui. Io vi ringrazio per tutto il supporto per questo video e per tutti quanti i social, per tutti quelli che mi stanno aiutando in questo percorso. Grazie mille, vi invito a lasciare un bel like al video, un bel commento. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale e attivate la campanellina. Ci vediamo in live su Twitch e qui con il prossimo video. Ciao a tutti!